Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, se non altro per adeguarci alla media europea, che è decisamente più alta, per ricordare che i pagamenti in contanti non comportano pagamento di commissioni, mentre invece i pagamenti per elettronici comportano delle commissioni anche pesanti. Avete presente? Io non lo sapevo, ma parlando con degli esercenti ho scoperto quanto si paga di commissione sulle carte di credito. Allora, se ricevo un servizio di 1000 euro da, non so, da un idraulico, da un ristoratore, mi sembra giusto che i 1000 euro vadano a lui e su quei 1000 euro ci paghi le tasse. Non che una parte importante di questa somma finisca alle banche, che fanno un utilissimo lavoro, una nobilissima istituzione. Ho anche lavorato in banca, ma quando sono serve state non ridotte. Che posso parlare? Io non ti ho interrotto. Non ci sono più le commissioni. Sì, bisogna lavorare sulle commissioni. Ditelo alle banche che devono far pagare meno le commissioni, che già moltissime banche hanno difficoltà a chiudere i bilanci, come ben sappiamo. È facile dire riduciamo le commissioni. Allora, le banche, è giusto pagare i servizi delle banche, ma è giusto anche essere liberi di usare i mezzi che io voglio. È anche una raccomandazione della Banca Centrale Europea. Ricordo che per il nero, per la droga, non si usa, evidentemente, non ci sono limiti al contante, perché se uno va dallo spacciatore non è che lo spacciatore dice no, solo carta di credito. Evidentemente non c'è limite. E uno dice ma così facilitiamo il riciclaggio. No, il riciclaggio è già facilissimo oggi. Uno va, tra parentesi, non esiste solo l'Unione Europea, uno va in Germania, dove si usano gli stessi euro, perché non siamo più ai tempi della lira, lo ricordo ai sostenitori del tetto al contante. Uno va in Germania e ricicla tutto quello che vuole, si può comprare case, automobili e così via. Per carità, in Germania c'è severità sull'evasione fiscale, ma anche in Italia. Chiedete a tanti commercianti, artigiani, piccoli commercianti, che per non avere messo uno scontrino si trovano delle multe enormi che non riescono a pagare. Per cui non c'è tanto rigore per chi... Togliamo la criminalità organizzata da parte e mi rivolgo posso a... Posso dire una cosa? Prego, prego. Non è una nostra priorità, tant'è vero che Giorgia Meloni nel suo discorso non ne ha parlato, ma avendo risposto puntualmente, cosa che molto raramente è avvenuta con i precedenti presidenti del Consiglio, avendo risposto puntualmente agli interventi fatti in discussione generale da tutti i gruppi, in particolare dell'opposizione, ha dato la risposta. A proposito, per cui ne ha parlato. È chiaro che non è una priorità. Qual è la proposta? Qual è la proposta di Fratelli d'Italia? La proposta di Fratelli d'Italia è, evidentemente, noi siamo d'accordo in un aumento, si tratta di vedere quale sarà la soglia alla quale arrivare. Se si parla, io leggo sui giornali, 3.000, 5.000, non, il ministro Ciriani poco fa, l'abbiamo visto, ha detto che non lo sapeva, figuriamoci se lo so io. Allora, vado da Faraone, perché in tutto questo...